usato la pillola contraccettiva nei consultori e la pillola abortiva è un farmaco che provoca un aborto chimico e solitamente è preferita dalle donne che preferiscono interrompere la gravidanza. Bisogna chiarire diverse cose, che innanzitutto necessita di una ricetta medica e deve essere somministrata all'interno di una struttura, che può essere un ospedale oppure può essere un consultorio. E quindi necessita di una ricetta medica e infine poche ore dopo la somministrazione la paziente può tornare a casa. E però nelle Marche, in Umbria e molte altre regioni d'Italia non è così semplice abortire tra consultori obiettori, ospedali che non praticano la legge 194. Qui il centrodestra è contro alla somministrazione della pillola nei consultori e quindi va contro un po' le linee guida del Ministero della Salute. Questo è un argomento che ha fatto e che farà discutere molto e infatti ed è proprio qui che sorge spontanea la domanda. Perché quali sono i pro e i contro di somministrare la pillola nei consultori? E perché questo argomento non riguarda solamente l'ambito medico, ma anche l'etica e una sorta di sensibilità personale. Perciò il topic di questo dibattito è il no alla pillola abortiva nei consultori. Ora ci sono due squadre, che abbiamo il gruppo pro e il gruppo contro. Alla mia destra abbiamo il gruppo contro di Antonio Conti. E poi abbiamo alla mia sinistra invece Stefano Gagliardi. Avete un minuto di tempo per presentare la vostra argomentazione. Per quanto riguarda i rischi, naturalmente la somministrazione della pillola abortiva non causa problemi di infertilità. Nonostante questo, alcune ricerche suggeriscono un possibile legame tra l'aborto farmacologico e alcuni disagi a cui la donna potrebbe andare incontro nelle eventuali successive gravidanze. In simili circostanze si ipotizza un aumento del rischio di sanguinamento vaginale dovuto all'espulsione del feto e può manifestarsi durante anche svariati giorni dopo l'assunzione dei farmaci e in casi le perdite sono abbondanti non si può escludere anche il rischio di emorragia. In questi casi di emorragia il consultorio non è preparato come l'ospedale in termini di strumentazione. In America, un piccolo dato che in America, dopo una ricerca, 14 donne su 1,5 milioni sono morte dopo aver assunto la pillola abortiva. E anche se è un piccolo dato, quindi la percentuale è bassa. Allora, io e il mio gruppo vorremmo iniziare dicendo che la pillola abortiva nei consultori è consentita appunto dal decreto legge 194 del 1978, il quale dedica l'intero articolo 5 a questo argomento e a tutti i diritti e doveri che hanno i consultori o i curatori specializzati. Prima di questo decreto legge l'aborto era considerato immorale ed era punito con più di 5 anni di carcere. Ciò implicava un altissimo numero di aborti illegali. Per questo motivo alcuni attivisti, in particolare due ginecologi italiani, si sono autodenunciati in segno di protesta. Con il passare della storia, più volte hanno cercato di abrogare questo decreto legge, in particolare nel 1981, quando fu indetto un referendum che però venne vinto con più del 70% dei voti a favore appunto della pillola abortiva anche nei consultori. Allora, dopo aver ascoltato entrambe le argomentazioni, sia del gruppo pro che del gruppo contro, ognuno cercherà di confutare l'altra argomentazione apposta. Tutto questo sempre in un minuto. Allora, anche come ho detto Antonio prima, anche se la legge non si discute, nei consultori però, anche se avviene un'emorragia, non c'è la preparazione e i mezzi adatti, come negli ospedali. E infatti un dato, come ho detto prima, dell'America, che 14 donne su 1,5 milioni sono morte dopo aver assunto la pillola, e anche se la percentuale di mortalità è molto bassa, sono comunque vite umane e quindi non possono essere paragonate a dei numeri. E quindi queste emorragie possono verificarsi dopo un sanguinamento, quindi dove sono dovute per l'espulsione del feto come nel flusso mestruale. Sto tenendo qui sotto il decreto legge che specifica appunto che i consultori sono obbligati a garantire necessari accertamenti,
a motivare l'incidenza delle condizioni economiche, sociali e familiari della salute della gestante e ad esaminare la donna con il padre del concepito e gli accertamenti sanitari necessari nel rispetto della dignità e della libertà della donna. Questo per dire che in realtà i consultori non sono meno sicuri degli ospedali. Come ha detto Stefano prima, ci sono stati dei casi di emorragie o cose simili, che però sono avvenuti dopo vari giorni. Quindi non cambia, perché anche negli ospedali, anche se ci sono più accertamenti, come sostengono i nostri avversari, al massimo si fa un day hospital, cioè di un giorno. Di conseguenza questi problemi vengono fuori dopo più giorni. E quindi non ci sono differenze tra consultori e ospedali, e comunque riescono a garantire in entrambi i casi le condizioni giuste e favorevoli per le donne gestanti. Perfetto, abbiamo ascoltato la prima argomentazione, ora passiamo alla seconda. Il gruppo pro abbiamo la mia sinistra, Gabriele Romagnoli, mentre il gruppo contro, alla mia destra, abbiamo Andrea Coffi. Allora, il Servizio Sanitario Nazionale si accerta che in ogni struttura si abbiano dei medici non obiettori di coscienza, in modo da garantire il servizio, ma questo dato non sempre è fiducioso. Nel nostro paese, infatti, i dati ufficiali parlano di un quasi 70% dei medici quali sono i vettori di coscienza che appartengono al nostro servizio sanitario. Perciò questo vuol dire che quasi 7 ginecologi su 10 sono degli obiettori di coscienza. Ovviamente non è così in tutta Italia, ci sono dei svariati casi. Per esempio la punta più alta l'abbiamo in Molise, dove più del 90% sono obiettori di coscienza, mentre per quanto riguarda noi, nelle Marche abbiamo il 76% dei casi. E nel 2014 il Consiglio europeo ha firmato un documento nel quale dice dove ha raccolto tutti gli ospedali europei, dove si devono avere più medici obiettori di coscienza. Gli ospedali, oltre a disporre di mezzi più adeguati, presentano un'ulteriore opportunità, il parto in anonimato. Il parto in anonimato, valida alternativa all'aborto, è garantito dalla legge DPR 396/2000, articolo 30, e consente alla madre di non riconoscere il bambino al momento della nascita e di lasciarlo nell'ospedale in cui è nato affinché sia assicurata l'assistenza e la sua tutela giuridica. Si procede poi all'apertura di un procedimento di adottabilità e si sollecita l'individuazione di una donna coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che l'hanno adottato. Una volta ingerita la pillola, nonostante sia stata una decisione oculata, non si può tornare indietro. Mentre le madri segrete hanno 2 mesi di tempo per ripensarci e decidere di crescere il proprio figlio. Per questo motivo riteniamo che gli ospedali, offrendo un servizio che trova una soluzione alternativa all'uccisione del feto, rappresentino una scelta migliore rispetto alla pillola nei consultori, garantendo maggior sicurezza anche per la salute della madre. Ora, come prima, ognuno cercherà di confutare l'argomentazione opposta, sempre in un minuto. Anche il nostro gruppo è a conoscenza del problema delle obiezioni di coscienza e infatti in casi come possibili malformazioni mortali del feto è un problema ancora molto grave in Italia. Però, come dice una ricerca dell'Istituto Guttmacher, nel 74% dei casi le donne scelgono di abortire perché il bambino può cambiare la loro vita rivoluzionare la loro vita e nel 73% perché non si possono permettere di avere un bambino. Quindi, dato il fatto che nella maggior parte dei casi l'aborto avviene per condizioni economiche, riteniamo che magari il parto in anonimo sia una scelta migliore, tenendo sempre in mente che nei problemi come malformazioni del feto, quello dell'obiezione di coscienza sia comunque un problema importante. E quello che ha detto Gabriele è vero, infatti è anche sancito dalla legge, ma ciò non cambia il fatto che comunque la donna nei consultori può sentirsi più sicura, dato che comunque sono delle strutture create appositamente e comunque non bisognerebbe togliere la libertà di scelta dalla donna, dato che entro i 3 mesi il feto non c'è vita. E si può riprendere il discorso per esempio dei medici obiettori di coscienza, dato che negli ospedali, come dicevo prima, c'è un alto dato di percentuale, dove per esempio qua nelle Marche quasi 8 su 10 sono obiettori di coscienza, però perciò come se alla donna si viola un proprio diritto, ovvero il diritto di scegliere, e questa cosa accade in tutta Italia e niente, per esempio anche nel Molise se abbiamo la punta più alta. Ora abbiamo sentito la seconda argomentazione, passiamo alla terza. Nel gruppo pro, alla mia
Bracci, mentre in gruppo contro, alla mia destra, abbiamo Giovanni Di Benatto. Sappiamo che il consultorio fornisce anche un supporto psicologico, però anche l'impatto emotivo che ha dopo che ha l'aborto è sottovalutato. E questo è dimostrato dagli studi riportati da Movimento Vita Milano, che riportano che il 44% delle donne studiate ha dei disturbi psicologici, il 36% disturbi del sonno, l'11% fa uso di psicofarmaci, mente il 31% si è pentito di quello che ha fatto. Oltre a questi dati, viene anche detto come sia importante e molto notevole il legame che si crea tra il feto e la madre subito dopo il concepimento. Questo stress poi viene poi a sfociare in un disturbo stress post-traumatico. E quindi dopo tutte queste considerazioni mi viene da porre una domanda. Siamo sicuri che l'aborto sia una delle scelte migliori sia per il paziente che per il bambino che poi viene posta alla fine della vita? Abbiamo diritto noi di decidere chi vive e chi muore? Allora, in Italia innanzitutto ci sono 1800 consultori, sebbene sarebbero raccomandati un consultorio ogni 20.000 abitanti, ci ritroviamo con un consultorio ogni 35.000. I consultori sono nati per dare assistenza, preparare ad una gravidanza le coppie e insegnare agli adolescenti come usare le prevenzioni. Ma oltre a questo, il consultorio disponeva una possibilità di un'interruzione di gravidanza che poteva avvenire con la pillola entro i 90 giorni dalla fecondazione. Non servono dati scientifici per sapere che nei consultori tutti i membri che appartengono sono medici, quindi anche ostetriche, appartengono ostetriche, ginecologi e possono dare... Allo stesso modo, adesso ognuno deve confutare l'argomentazione opposta. Allora, quello che ha detto Greta è vero, può essere vero, e un aborto magari può dare dei danni, però lei sta parlando dell'aborto in generale, e invece noi stiamo parlando dei consultori. I consultori dopo l'interruzione di gravidanza si può dare sostegno alle giovani donne che invece negli ospedali una donna potrebbe sentirsi giudicata e quindi è più volenterosa andare nei consultori per essere aiutata dagli esperti e in caso appunto interrompere una gravidanza o portarla avanti. Come detto da Giovanni, è vero, il consultorio è ovviamente una delle strutture in cui si ha più informazione, ma proprio per questo in realtà il consultorio non è che dovrebbe fornire l'opportunità di avere la pillola abortiva, ma al contempo invece al contrario dovrebbe in realtà fornire un'informazione più adeguata soprattutto verso l'educazione sessuale, verso i minori, verso gli adolescenti e soprattutto una contraccezione. E questo serve per evitare appunto un disturbo stress post-traumatico che potrebbe essere molto difficile poi da superare e tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda l'impatto psicologico. Quindi quando si parla di pillole in consultori viene sempre detto che in realtà forse è meglio la struttura ospedaliera, come preferibile insomma la struttura ospedaliera appunto per questo, anche per poi gestire al meglio le eventuali emorragie che si vanno a creare, proprio perché nel consultorio non si può operare o svolgere un'attività chirurgica. Perfetto, dopo aver ascoltato tutte queste argomentazioni, ora passiamo alla fase decisiva che si chiama appunto stoccata finale e durerà circa 3 minuti e nel gruppo pro alla mia sinistra abbiamo Sara Manocchi, mentre nel gruppo contro alla mia destra abbiamo Carlotta Calacco. Alla fine degli anni 60, successivamente alle lotte fatte dalle suffragette, alla conquista di voto del 46 e all'emancipazione femminile, si è sentito sempre di più il bisogno di legalizzare l'aborto, una pratica che ha origini lontanissime. Col tempo le motivazioni e le tecniche sono cambiate, si sono evolute, ma il problema non è stato risolto. Infatti negli anni 70 si ha una media di 1 milione di donne che praticavano questa tecnica illegalmente con un tasso di mortalità del 3%, ciò vuol dire circa 30.000 donne ammazzate annue per un diritto che ancora non veniva riconosciuto. Il diritto alla pillola RU486 e quindi il diritto all'aborto farmacologico è sancito dalla legge 194 del 1978 che garantisce una tutela e un supporto alle donne e la possibilità di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza.
Tale legge è una conquista femminista a cui non possiamo assolutamente rinunciare, ma che ovviamente non obbliga ad abortire chi è contrario. I motivi che oggigiorno spingono una donna ad abortire sono tanti, sono diversi. Alcuni tra questi sono gravidanze indesiderate a causa di stupri, come è successo ultimamente, come è successo per ultimo alla ragazza di Bari che è stata stuprata e che è rimasta poi incinta, per motivi economici, per patologie del feto o semplicemente per una giovane età della madre. E ritengo che nessuno debba avere il diritto di precludere la possibilità di scelta ad una donna. I consultori sono nati nel 1975 con la legge 405, con lo scopo di tutelare le famiglie e supportare, nello specifico le donne, nelle scelte importanti, quali l'interruzione volontaria di gravidanza. Ora mi chiedo, perché precludere la possibilità a centri nati e soprattutto specializzati per questo la somministrazione della pillola abortiva? C'è da aggiungere che con la nascita, che la nascita dei consultori su tutto il territorio nazionale ha fatto sì che l'interruzione volontaria di gravidanza non fosse più uno strumento per tenere sotto controllo le nascite e infatti negli anni successivi si è assistito a, una drastica riduzione del numero degli aborti. Gli ospedali praticano l'interruzione volontaria di gravidanza, è vero, ma soltanto nelle Marche abbiamo circa l'80% dei medici ospedalieri obiettori di coscienza. Ed essendo già quella dell'aborto una scelta immensamente difficile da fare per una persona, ritengo che lo Stato debba garantire alla donna un luogo in cui lei si possa sentire protetta, al sicuro, non giudicata, ma dove trovi persone che la aiutano ad affrontare la scelta da intraprendere. E questo luogo sono proprio i consultori. Adesso, dopo tutte le lotte fatte della donna per arrivare alla parità di genere, dopo alle conquiste femministe e alla conquista, per ultimo, di uno dei più importanti diritti non concessi fino al 1978, quello all'aborto, chi siamo noi per decidere di annullare quasi 50 anni di storia? Riassumendo quello che il mio gruppo ha detto, è vero che le percentuali di donne che muoiono usando la pillola sono basse, ma le persone non sono numeri, resta comunque un gruppo di donne che trova la morte usando la pillola. In sostituzione della pillola abortiva cosa si può fare? Il parto in anonimato, che sicuramente ha un impatto psicologico minore, ne vogliamo mettere in dubbio. E poi metodi contraccettivi, ragazzi, prevenire, non curare, evitano rimpianti, pentimenti, conflitti interiori e non uccidono nessuno. E poi, anche se i consultori danno supporto psicologico e informazioni agli adolescenti, comunque non possono effettuare gli interventi chirurgici che devono essere effettuati invece negli ospedali. Pertanto le strutture ospedaliere sono più idonee, più sicure e più valide dei consultori. In definitiva, la pillola abortiva non deve essere usata. Avete ancora dei dubbi? Natasha, 40 anni. Una settimana dopo sono entrata in ospedale alle 8 del mattino ed è stato il giorno più brutto della mia vita. Ho assunto un secondo farmaco. Dopo 20 minuti ho iniziato a vomitare ed avere dolori lancinanti. Mi hanno dato una pastiglia di Brufen che ho vomitato dopo poco. I dolori erano insopportabili. Avevo svenimenti, sbalzi di temperatura, tremavo, brividi di freddo, battevo i denti, continuavo a vomitare, diarrea, contrazioni terribili. Un paio di volte sono passata l'infermiera a controllarmi, ma mi guardavano e mi dicevano così e andavano via. Ho pensato che sarei morta di dolore. Alle 17 vado in bagno, mi siedo sul bidet e sento qualcosa. Ho espulso, come mi dicono le infermiere, nelle mie mani una sacchetta rosso scuro con dentro un embrione. L'ho visto e l'ho dovuto buttare nel WC con le mie mani. Ero scioccata. Quella scena la sogno sempre, il mio incubo ricorrente. Alle 18 vengo rimessa. Ho avuto perdite di sangue per 20 giorni. Ma la cosa peggiore è il dolore che mi porto dentro. Io mi sono pentita. Ho sbagliato. Avrei dovuto essere forte, avere coraggio. Non mi perdonerò mai. Vorrei dire ad ogni donna di fermarsi in tempo che una soluzione c'è sempre. Io sono scioccata. Nessuna donna dovrebbe soffrire così. Se la pillola abortiva provoca tutto questo,
che poi, come ha detto Greta, dei dolori fisici, ma anche delle conseguenze psicologiche, credete davvero che sia la soluzione la pillola? Sì. Perfetto, il dibattito quindi si può ritenere concluso e passiamo alla fase delle votazioni. Chi vincerà? Allora, la giuria si è riunita e con i parametri dei contenuti, delle argomentazioni e l'uso delle prove del linguaggio ha stabilito dei punteggi e ha stabilito un vincitore che sarebbe la squadra di contro che con soli 2 punti si è meritata la vittoria. Arrivederci! Arrivederci.